dare il meglio di sé, anche nello sport. Soprattutto nello sport. Il documento Dare il meglio di sé della Santa Sede è il primo documento ufficiale della Chiesa Universale sullo sport e apre questa bellissima prospettiva dove lo sport viene valorizzato per quello che è, per scuola, come una scuola di virtù, come una scuola dove si impara la vera libertà, ma dove soprattutto si vive la bellissima esperienza dove ciò che conta non è saper vincere o saper perdere, ma è saper dare il meglio di sé in ogni situazione della vita. Quindi anche scoprire di essere una comunità. Scoprire di essere una comunità, soprattutto imparare a guardarsi attorno, per scoprire che non si è mai soli nella vita, ma la gioia passa attraverso delle relazioni evocative e generative che possono aiutare soprattutto i più giovani a sentirsi appiccicata la serenità, cosa che per loro oggi è sempre più difficile. Bisogna combattere lo sport illegale. Bisogna combattere sicuramente lo sport illegale e anche tutte quelle logiche dove lo sport è sempre più scommessa e sempre meno gioco. Qual è la posizione della Chiesa, diciamo, a proposito dello sport e soprattutto di come educare i giovani? Beh, per la comunità cristiana lo sport è un linguaggio umano in cui il Vangelo si può respirare. Come cantava De Gregori, il giocatore si vede dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia, e sono le tre parole con cui si può sintetizzare benissimo il Vangelo.